riguarda, come più volte abbiamo detto, il comune di San Valentino che è capofila del procedimento e il comune di San Marzano sul Sarno. E abbiamo fatto un accordo qualche anno fa con la sindaca Carmela Zuttoli e l'amministrazione comunale, abbiamo presentato due progetti con rigenerazione urbana del centro storico di San Valentino, rigenerazione urbana del centro storico di San Marzano. Sono due progetti, ma la gara d'appalto è unica perché il finanziamento è unico, il finanziamento ammonta in totale a 5 milioni di euro e quindi sono più o meno 4 milioni di euro di lavori che stiamo appaltando. Siamo nella fase finale con la CUC di Bellizzi, la CUC Sele Picentino, la centrale unica di committenza per affidare i lavori. Hanno partecipato 25 ditte e quindi si sta ovviamente nel massimo rispetto della norma, dalle notizie che mi vengono, come dire, date, diciamo, dalla centrale di committenza, dai responsabili del procedimento, si sta procedendo per affidare, nel rispetto della legge, quest'opera. Quindi per la fine di settembre si affida, questo lo dico anche per gli amici di San Marzano, ci saranno due cantieri, San Marzano e San Valentino, nei quali si realizzeranno circa 2 milioni di euro da una parte e 2 milioni di euro dall'altra, che ci consentiranno di migliorare di tantissimo la ricettività e la sicurezza, oltre che l'estetica del centro urbano. Parliamo di un progetto che, per quanto riguarda San Valentino, per specificare il nostro caso, riguarderà una ristrutturazione totale di Piazza Mendola, della piazza principale del paese, di tutti i vicoletti che sono confluenti nella piazza. Andremo, diciamo, a fare un nuovo arredo urbano, sistemare l'illuminazione, con la Gori nel frattempo che apriremo le strade per togliere il basolato, andremo a mettere in sicurezza tutta la rete idrica e la rete fognaria, un accordo già fatto, quindi approfitteremo nel frattempo per mettere in sicurezza i sottoservizi. E su questo abbiamo un finanziamento a parte di Gori, quindi sarà un'opera importante, sarà messa in sicurezza e riqualificato totalmente Piazza Mendola, Vico Stefaniello, Vico Vastola, Vico Crispi, Via Frigenti, Via Casamura, Via 28 Ottobre, Piazza Santa Croce, Vico Estaglio, Vico Ascolese, e tanti altri vicoletti, Vicolo degli Innamorati e Vicolo Capece Minutolo, che sono i vicoletti dove si tiene il San Valentine in Love, questa bella iniziativa che si fa a febbraio, e quindi un'altra grande opera che cambierà il volto del centro urbano di San Valentino, ma anche di San Marzano, ripeto, però ancora qualche settimana per l'affidamento dei lavori e inizieremo, diciamo, anche qui, ritengo a metà ottobre, fine ottobre, nel momento in cui saranno affidati e quindi determinata quella che sarà l'azienda, l'impresa che si aggiudicherà l'appalto. Ovviamente, quando inizieremo chiederemo un po' di pazienza ai nostri Perché ci concittadini, sarà un cantiere, ai ovviamente, a commercianti cielo aperto. della zona, perché ci saranno dei disagi, però nel giro di 6-7 mesi ovviamente cercheremo di organizzare i lavori e di rispettare i tempi, di organizzare i lavori tenendo conto dell'esigenza, diciamo, delle attività produttive, delle attività commerciali del centro cittadino, però è chiaro che si creeranno dei disagi e chiediamo in questo caso grande, grande collaborazione.